Buongiorno a tutti. Oggi Corghi vi presenta il nuovo smontagomme gigante HD 1008 Hydrus, concentrato di robustezza e facilità d'uso. Andiamo a bloccare il cerchio col mandrino idraulico, massimo diametro possibile 60 pollici di cerchio e 3 metri di diametro ruota. Mandrino idraulico sia nel bloccaggio che nella rotazione. Una volta bloccato andiamo a stallonare la parte inferiore. Il vantaggio di questa macchina è che i movimenti mandrino e utensile sono separati, per cui traslazione e movimento del mandrino sono separati. Questo dà il vantaggio di poter adattarsi bene a qualsiasi tipologia di cerchio. Andiamo a posizionarci nella parte posteriore con lo stallonatore. Una volta posizionato e agganciato, andiamo a portare il disco in tangenza cerchio. Una volta in posizione, andiamo a effettuare la stallonatura. Lubrifichiamo. È possibile modificare la velocità di rotazione con 3 movimenti. Una volta stallonato la parte posteriore, torniamo davanti. Tutti i movimenti sono automatici e idraulici, comandati da una console. La console è ergonomica e facile da spostare grazie alle sue ruote che come funzionamento da trolley. Stallonato dietro, andiamo a fare la stessa operazione davanti. Lubrifichiamo anche la parte anteriore. Una volta stallonati entrambi i lati, siamo pronti per lo smontaggio del primo tallone. Andiamo a mettere l'unghia in posizione, andiamo ad agganciare il tallone. Una volta agganciato il tallone, con ruote d'agricoltura o movimento terra, un accessorio molto utile è il DV120, che vi serve per andare a spingere pneumaticamente il tallone del pneumatico dentro al canale del cerchio. Una volta posizionato il DV, messa l'unghia in posizione, con la leva andiamo a effettuare lo smontaggio del primo tallone. A questo punto possiamo rimuovere il DV e completare lo smontaggio. Per il secondo tallone dobbiamo portarci di nuovo nella parte posteriore, ma in questo caso andiamo a utilizzare l'unghia di smontaggio e non il disco come abbiamo fatto prima per la stallonatura. Una volta arrivato nel posteriore dobbiamo andare ad agganciare il tallone del pneumatico con l'unghia di smontaggio, poi abbassiamo il cerchio fino ad agganciare il tallone. Una volta agganciato, controllando sempre che il tallone rimanga nel canale del cerchio, torniamo nella parte frontale e andandoci ad aiutare sempre con la leva andiamo a smontare anche il secondo tallone.
Una volta smontato possiamo rimuovere il braccio utensile e andiamo a effettuare il montaggio utilizzando la pinza di montaggio, per cui andiamo a montare la pinza sul bordo del cerchio. Una volta montata e stretta bene, in modo che non caschi col peso della ruota, dobbiamo andare ad agganciare il tallone, cui devo fare lo spazio per poter entrare con la pinza. La pinza deve essere stretta bene perché non deve cadere. Una volta agganciato il pneumatico con la pinza, in questo caso è possibile, diciamo, effettuare il montaggio in due modi: o con l'unghia dalla parte inferiore, se è una gomma molto dura e molto problematica, o se no, una volta agganciata con la pinza, andando a lubrificare bene il tallone, andiamo a fare il montaggio utilizzando sempre l'unghia ma dalla parte anteriore. Portando il cerchio in tangenza con l'unghia, spingendo utilizzando l'unghia in appoggio e girando, andiamo a montare il primo tallone. Per il secondo dobbiamo andare sempre a bloccare in questo modo, ad agganciare il tallone con la pinza, mettiamo l'unghia in posizione. Una volta messa l'unghia in posizione, per spingere il tallone dentro all'ultimo canale del cerchio, possiamo sempre utilizzare il DV120, che è utile sia nello smontaggio, ma soprattutto nella fase di montaggio, perché vi permette di, in questo caso, di andare a spingere, vedete, il tallone dentro all'ultimo canale del cerchio. Una volta spinto il tallone dentro il canale del cerchio, e sempre ricordiamoci di lubrificare bene il tallone, soprattutto con queste gomme un po' impegnative, andiamo a effettuare il montaggio. Stando sempre attenti che il tallone rimanga dentro il canale e qui che il tallone non pizzichi sul bordo del cerchio. Se vedete che la gomma va molto in tiro, è possibile anche modificare la posizione in modo da spingere il tallone dentro il canale su tutta la circonferenza del cerchio. A questo punto andiamo a rimuovere il DV120, andiamo a rimuovere la nostra pinza. L'abbiamo stretta molto forte, per cui ci si può aiutare con la leva per andarla ad allentare. E il pneumatico è montato. Adesso andiamo a rimuovere la ruota, per cui andiamo ad abbassare il mandrino, sganciare il mandrino, Alcune caratteristiche molto importanti della macchina sono: centralina idraulica separata, per cui permette di poter lavare con idropulitrice lo smontagomme, perché non ci sono componenti elettrici direttamente sul macchinario. E un'altra caratteristica importante, di cui abbiamo già accennato,
la rotazione idraulica, per cui abbiamo tre diverse velocità di rotazione, ma anche la possibilità di ridurre al minimo la rotazione andando a chiudere col rubinetto l'ingresso dell'olio, in modo da poter limitare e ridurre praticamente a zero quello che è la rotazione. Questo è molto utile per un discorso di riscolpitura del pneumatico. Alcuni accessori che possono essere utili sull'HD 1008 Hydrus sono il DV120, che abbiamo già visto, per cui il premitallone pneumatico. Poi abbiamo in questo caso in dotazione delle prolunghe standard, che si applicano sul mandrino in questo modo, per cui nella parte superiore del mandrino, andando ad aprire leggermente il mandrino, chiaramente sono quattro prolunghe che vanno applicate su tutte e quattro le griffe, che vi permettono di estendere il raggio d'azione, abbiamo detto fino a un massimo di 60 pollici. Vanno infilate, poi con un aiutino va premuto il pulsantino e sfilate. Quattro adattatori, in questo caso accessorio, non in dotazione, sono questi, che si applicano allo stesso modo, per cui sempre in questa maniera, premendo il pulsantino, agganciate. Questi sono quattro adattatori che servono per lavorare coi cerchi senza la flangia, in modo da andare a stringere direttamente sulla parte interna del cerchio. Un'altra pinza che è molto consigliata se uno, diciamo, non ha già il DV120, è questa pinza skidder, che è fatta apposta in modo da spingere il tallone più in profondità con i cerchi d'agricoltura che hanno il doppio o il triplo canale. Un altro accessorio è una pedana aggiuntiva che si può applicare sulla base dell'HD 1008 Drysus, che è una pedana che permette di poter ridurre, diciamo, lo spazio di caduta delle ruote piccole, perché vi alza il piano d'appoggio, e di facilitare il bloccaggio delle ruote grandi, in modo che un pneumatico con una spalla molto grande non vada a toccare sul basamento del macchinario. HD 1008 Drysus è una macchina completamente automatica, sovradimensionata, mirata alla potenza, che vi permette di lavorare senza sforzo e senza alcun pericolo su ruote di movimento terra, forestale e agricoltura, ma allo stesso tempo lavorare in maniera comoda anche con ruote tubeless, perché andando a utilizzare due rulli aggiuntivi che si possono applicare in questi due fori sul pianale, possiamo andare a lavorare sulle ruote tubeless senza utilizzare l'utensile di smontaggio, ma direttamente a spingere con i due rulli per smontare le gomme e stagionare direttamente con i rulli, sfruttando la potenza dell'HD 1008 Hydrus. Le dimensioni massime dell'HD 1008 Hydrus, come abbiamo già detto, 60 pollici di diametro cerchio, 3 metri di diametro ruota, 1,8 m di larghezza ruota, e il massimo peso che può supportare il mandrino sono 3 tonnellate.